Per prima cosa dobbiamo andare a definire che cos'è un'applicazione lineare. Supponiamo di avere due spazi lineari sullo stesso campo K, spazi vettoriali sullo stesso campo K. E allora supponiamo di avere una funzione F da V in W. F si dice lineare, questo lo serve per definizione. F di lambda 1 più V di 2 è uguale a lambda F di V1 più F di V2 per ogni 1 di 2 appartenenti a V, lambda e mu appartenenti a V. Scritta bella grande così e fa capire che è importante. Ok, allora esempi di applicazioni lineari. Per esempio, se siamo su Rn, e vogliamo passare su Rm, supponiamo che m sia minore di n. Supponiamo per esempio che V in Rn sia il vettore di coordinate x1 e xn. Ma prendiamo F di V, il vettore di coordinate, per esempio mettiamo x1 e xn, dove gli x con i sono gli stessi di prima. Allora questo qua appartiene a R. Per esempio non abbiamo fatto altro che togliere un po' di coordinate. Prendete un vettore, ci togliete le ultime. M è minore di N. Questo appartiene a Rm. Questo è un tipo particolare di applicazione lineare. Perché? Se io faccio lambda V1 più, allora mettiamo che V1 abbia coordinate x1, xn, V2 abbia coordinate y1, yn, allora lambda V1
più MUM2 a coordinate lambda x1 più MUM y1, lambda x2 più MUM y2, lambda xn più MUM yn. Allora, F di lambda 1 più MUM 2, devo prendere questo vettore e togliere le ultime coordinate, rimarrò con lambda x1 più mu y1, lambda x2 più mu y2, fino ad arrivare a lambda xn più mu y1 m. E vedete, questo non è altro che lambda f di v1 più mu f. Quindi l'applicazione rispetto alla combinazione lineare. Chiaro che questo è un esempio molto particolare, poi vedremo più avanti degli esempi. Andiamo a fare un altro esempio semplice. L'applicazione lineare si chiama anche omomorfismo. F lineare si chiama omomorfismo. Esempio 2, F di V, prendiamo V appartenente, diciamo V uno spazio qualunque, F di V uguale a 2V, è lineare. Allora, innanzitutto questa applicazione da dove va? Questa va da V in V, in questo caso è un caso particolare. Possiamo prendere anche V uguale a V, in certi casi. In questo caso, quando lo spazio di arrivo è uguale a quello di partenza, se W uguale a V, F lineare si chiama endomorfismo. È chiaro? Quindi si chiama omomorfismo in generale. Va da V in V doppio. Endomorfismo se va da V in V. Ora, prendiamo questa applicazione da V in V. Moltiplichiamo per avere una costante, C. C è un elemento di campo. È un'applicazione lineare, cosa dobbiamo fare? Sempre la stessa cosa, verificare che andiamo a fare f di lambda v1 più v2 uguale c che moltiplica lambda v1 più v2 uguale la c lambda c v1 più v per c v2. Ma questo c v1 non è altro che f di v1. Cv2 è uguale a f di 2, e quindi vedete che la condizione di linearità è soddisfatta. Se io per esempio invece facessi f di v uguale a q più v0, cioè una traslazione in v, potremmo facilmente controllare che questa applicazione non è lineare. Facciamo un altro esempio.
Esempio 3. Prendiamo V uguale R3 e anche qua prendiamo un N moltiplico da V in V. Allora, il vettore V ci avrà in questo caso tre coordinate, le chiamiamo x, y, z. Prendiamo f di v uguale al vettore che ha coordinate 2x meno x e z. È lineare, dobbiamo fare sempre il solito controllo. Allora prendiamo v1 uguale x1, y1, z1, x2, v2 uguale coordinate x2, y2, z2. Oh, interrompo un attimo. Come vedete, dovete essere flessibili sulla notazione. In questo caso le coordinate sono chiamate x, y, z, quindi per dire quelle del vettore 1 e del vettore 2 le chiamo x1, y1, z1, x2, y2, z2. Prima invece, siccome stavamo in Rn o in Kn, le ho dovute chiamare x1, x2, xn, quelle di un punto, e chiamavo y1, y2, yn, quelle dell'altro vettore. È questione di notazione. Ok, allora chi è f di v1? F di v1 è uguale a 2x1 meno y1 3z1, f di v2 è uguale a 2x2 meno y2 3z1. Andiamo a fare lambda v1 più mu v2, che è, qua viene lambda x1 più mu x2, lambda y1 più mu y2, lambda z1 più mu z2, f di lambda v1 più mu v2 uguale 3, no, 2 per lambda x1 più mu x2 meno lambda x2 più mu y2 3 lambda y1 qua z1 più mu z1. Okay. E se ci fate caso, questo non è altro che lambda f di x di v più mu f di v. Se prendete questo vettore lo moltiplicate per lambda, questo vettore lo moltiplicate per mu, e lo so, non si ottiene. Quindi tutti questi esempi rispettano, sono tutte applicazioni lineari. Il primo era un omomorfismo, il secondo e il terzo sono endomorfismi, perché lo spazio di arrivo è uguale a quello di partenza. Andiamo a fare un altro esempio. Vediamo un po'. Prendiamo esempio 4, prendiamo C0 di AB, anzi prendiamo C1 di AB. Prendiamo l'applicazione che
io chiamo dx con 0, che è una funzione f che sta in c1 di ab, questo è q, prendo f che appartiene a v. Questa applicazione non fa altro che calcolare x con 0 di f, che non è altro che questo di una calcolazione. Ci sarebbe la derivata nel punto x con 0. X con 0 è un punto di ab fissato. Dove sta questo valore? In R. V è uno spazio vettoriale su R. È lineare questa applicazione? Bisogna fare la solita prova. Se qua ci metto lambda F più mu g di x con 0, cosa devo fare? Di x con 0 di lambda F più mu g. Cioè devo fare la derivata di lambda f più mu g calcolata in x con 0, ma la derivata, ricordate quando dicevo è lineare, significa esattamente che rispetto alle combinazioni lineari, cioè lambda f prima di x con 0 più mu g prima di x con 0. Quindi questo è un altro esempio di applicazione lineare. Questa applicazione però, anche questa ha un nome particolare, si chiama, questo tipo di applicazione, si chiama funzionale. Perché funzionale? Perché lo spazio di partenza è uno spazio di funzioni e lo spazio è restituisce un numero. Quindi funzionale, lineare, prende una funzione e restituisce un numero. Qual è, diciamo, esempio 4 bis? Stavolta prendiamo, invece di C1 prendiamo C0 di AB, prendiamo che è il mio V stavolta, poi prendo F che sta in V. Allora, funzionale integrale tra A e B restituisce integrale tra A e B di F di X. E questo è un numero reale. Questo non me lo fate ripetere, lo sapete già che è lineare, ne abbiamo parlato in analisi 1. Cioè l'integrale di lambda f più mu g è uguale a lambda 8 integrale di f più mu 8 integrale di g. Anche questo è funzionale lineare. Sono funzionali lineari. Funzionale lineare questo e funzionale lineare questo. Attenzione che però questo qua non lo posso definire sullo stesso spazio, perché per esempio se prendo una funzione C0 non è detto che abbia la derivata. Ora questo qua è un funzionale che dipende soltanto da V, da E, questo qua invece dipende pure da X con 0, no? Perché io ho il intervallo a B, però poi devo vedere dove andare a calcolare la derivata. A variare di X con 0 il funzionale cambia, per esempio. Quindi sono cose simili ma non sono la stessa cosa. Tra uno fa la derivata, l'altro fa l'integrale. Uno fa la derivata in un punto, l'altro fa l'integrale su tutto il più. Ok, però condividono il fatto di essere dei funzionali lineari. Esempio 5. Stavolta prendiamo la derivata, però non la prendiamo la derivata in un punto, prendiamo la derivata nel senso che se qua ci metto cosen x, qua mi esce cosen x, la funzione, cioè se là metto la funzione seno, là mi esce la funzione coseno. Naturalmente, se io prendo una funzione c1 di ab, la sua derivata non sta in generale in c1 di ab. Per esempio, posso prendere la funzione x quadro per segno di x,
cioè x quadro, girate la mezza parabola sui negativi, metteteci segno meno, la derivata di questa funzione è la funzione 2 over trascolto di x. Allora, la funzione di partenza è c1, si può verificare facilmente, la funzione di arrivo non è c1 perché valore assoluto di x non è c1, è soltanto c0. Quindi qua non possiamo prendere lo stesso spazio di qua. Chiaro? Oh, questa qua che cos'è? Non si chiama più funzionale, sempre un'applicazione lineare. Si chiama operatore lineare. Quindi cos'è un operatore lineare? Un'applicazione lineare definita su uno spazio di funzioni che mi restituisce ancora una funzione, quindi va a finire in un altro spazio di funzioni. Prende una funzione, restituisce una funzione. Ok? In generale l'applicazione lineare prende un vettore da uno spazio, mi restituisce un vettore in un altro spazio. Quando mi restituisce un elemento del campo, quindi va da uno spazio vettoriale su K in K, si chiama sempre funzionale. Quando invece, in particolare, sugli spazi di funzione abbiamo visto che abbiamo i funzionali lineari dati dalla derivata di un punto, l'integrale da b, sono tutte applicazioni lineari a valori in k, in questa fase in e perché dobbiamo studiare lo spazio vettoriale reale per queste operazioni. Se però ho uno spazio di funzioni qua e la mia applicazione lineare, diciamo, prende una funzione e restituisce un'altra funzione, si chiama un operatore. L'operatore in questo caso è ancora lineare. Ok? Vediamo un po'. Sapreste modificare l'operatore? Sembra la derivata. Vi sapreste prendere uno spazio in maniera tale che lo spazio di arrivo sia uguale a quello di partenza? Non mi dite C2, perché se la funzione sta in C2 la sua derivata sono sicuro solo che sta in C1. Cioè ogni volta che deriva, no? Io perdo C con 0, non posso proprio fare la derivata. Per esempio, valore assoluto di X, ci metto X con 0 uguale a 0, come faccio a fare la derivata? Invece? È la x. A parte che non li abbiamo definiti gli spazi L2, ma là ci stanno funzioni che non sono derivabili. L'operatore, diciamo, puntualmente non sono derivabili, possono essere derivabili. L'operatore di derivazione si può definire non su L2, ma su uno spazio più piccolo, ma in un senso che solo per definirlo c'ho mezzo pozzo. Non è quello il punto. Allora, C1 non va bene, C2 non va bene, C3 non va bene, C infinito. Se ci metto C infinito qua, la derivata sta pure in C infinito, no? Per esempio la derivata di seno, seno sta in C infinito, è coseno che sta in C infinito. Cioè perdi uno, però siccome quando ce l'hai infinito i derivati non perdi niente. Per esempio, questo qua è un operatore lineare che comunque è un endomorfismo su C infinito. Ok? Bene. Ora però, adesso questa incursione nello, diciamo, nel mondo delle funzioni la fermiamo, la stoppiamo di più, perché a noi ci interessano più i vettori, più il caso finito dimensionale. Nel caso finito dimensionale, se ricordate gli esempi 1, 2 e 3, avete visto che io avevo bisogno di scrivere le coordinate dei vettori per scrivere la funzione, anche se ho usato delle funzioni lineari molto particolari. Una era una proiezione che tagliava via le ultime coordinate, la terza prendeva la prima coordinata moltiplicata per 2, la seconda per meno 1, la terza per 3.
come vedremo la situazione può essere più complicata, però ho avuto bisogno, per scrivere la funzione, ho avuto bisogno di scrivere le coordinate in partenza e in arrivo. Allora, questo in qualche modo non è bello, ma è, facciamo un esempio. Se io dico, prendo in un piano una rotazione dei vettori in senso antiorario, cioè quel piano, guardo da sopra in senso antiorario, i vettori di ruota rispetto a, attorno all'origine in senso antiorario di pi greco quarti, 45 gradi. Questa cosa si può definire senza scrivere le coordinate, no? Quindi non c'è bisogno di una, perché il problema, qual è il problema? Che se io voglio le coordinate devo specificare una base, ok? Però la mia applicazione in qualche modo è indipendente dalla base, no? Cioè una volta che ho definito l'applicazione, se V va in W, allora, le coordinate di V si dovranno trasformare nelle coordinate di W quando andiamo a fare le coordinate del vettore di partenza e del vettore di arrivo. Se cambio base, V va sempre in W. Semplicemente le coordinate di partenza e le coordinate di arrivo saranno cambiate. Ma l'applicazione non dipende da come io scrivo le coordinate. Cioè V sarà sempre... Se f di v fa w, f di v farà sempre w su qualunque base. Chiaro? Ci sono dei casi in cui si riesce a dire questa cosa senza scrivere esplicitamente le coordinate. Però per la descrizione esplicita di un'applicazione lineare, più spesso c'è necessità delle coordinate. Ok? Per esempio, l'esempio numero 2, se vi ricordate, f di v uguale 2v, cioè prende un vettore e lo raddoppia. Quella è un'applicazione lineare. Ed è chiaro che si può specificare l'operazione raddoppiare tutto, si può specificare indipendentemente dalle coordinate, o lo metti con certe coordinate o con altre coordinate, e in ogni caso tu prendi e raddoppi. È chiaro? Oh, però quello è un caso molto particolare, perché vedremo che la matrice associata a quell'applicazione non cambia se io cambio base. E qui veniamo al succo di quello che voglio dire in questa prima ora. Allora, allora, abbiamo V che è uno spazio vettoriale su K di dimensione n, allora, dimensione di V è uguale a n, e W è uno spazio vettoriale su K, la dimensione di W è uguale a m. Poi noi sappiamo che F è l'applicazione che porta un vettore V di V in f di v, che sta in v. F sappiamo che è un'applicazione lineare, f è un omorfismo.
Allora, supponiamo di avere fissato una base su V. Come sarà fatta una base di V? Quanti vettori ci devono stare su una base di V? N. E come li vogliamo chiamare? V1, V2, V1. Questa è una base di V. Una volta fissata la base di V, a V corrisponde in maniera naturale, a ogni V corrisponde in maniera naturale un vettore di coordinate. Cioè V è uguale a x con 1, x con n, che vuol dire, se solo se per definizione, V è uguale a x con 1, V1, più x con 2, V2, più x con n, Vn. Attenzione, questi sono scalari, stanno in K, questi sono vettori. Fissata la base, che significa? Supponiamo che i vettori siano 3, V1, V2, V3. Che significa 3, 2, 0? Significa 3, V1, più 2, V2 e basta. Questo significa... Allora, questa corrispondenza qua è biunivoca ed è ovviamente lineare. Cioè, se io per esempio raddoppio V, le coordinate che fanno? Raddoppio. Se faccio non posso chiamare V e V1 che ho già chiamato il vettore della base. Qua faccio U più V e U ha certe coordinate, V ha altre coordinate. U più V avrà come coordinate la somma delle coordinate. Come si fa? La somma, no? Una volta fissata la base si prendono le coordinate e si somma componente per componente. Quindi fa questa applicazione qui è lineare ed è biunivoca, quindi questo è quello che poi chiameremo un isomorfismo. Iso perché iso vuol dire lo stesso. Però anche qua io ho una base. La base di V doppio quanti vettori avrà? Quindi V doppio 1, V doppio 2, V doppio M. E quindi anche da questa parte posso scrivere le coordinate di F di V. Le coordinate di F di V le chiamo Y. Quindi qua ci metto X1, Xn e qua le chiamo Y1, Ym. Ci siamo fino a qui. Ora, che succede se io cambio base qua e cambio base qua? Niente, sopra non succede niente, sotto cambiano le coordinate. Ora però, questo è un diagramma. Io voglio rendere questo diagramma commutativo. Che significa commutativo? Significa, allora, sui diagrammi ci si sposta in base alle frecce. Allora, questa freccia va solo così, quindi si può andare solo a destra. Qua si può andare solo e su. È bidirezionale. Questa è monodirezionale, questa è monodirezionale, questa è bidirezionale. Quindi da dove, quali sono dei percorsi che posso fare in maniera alternativa? Posso fare questo percorso oppure posso fare questo percorso. Sì, posso fare così oppure posso fare così. Ok? Posso fare questo, posso fare questo, posso fare questo. Oppure posso fare questa freccia, alternativamente posso fare così. Io cosa voglio? Voglio che i risultati siano lo stesso. Cioè,
una volta, allora voi avete le coordinate corrispondono a V, ti vai a calcolare F di V, ti vai a ricalcolare le coordinate, ti trovi le coordinate corrispondenti a F di V. Hai fatto queste tre frecce. Ci sta un modo diretto per andare dalle coordinate di V alle coordinate di F di V? Sì. Allora, teorema. Lo scrivo in maniera sintetica, questa è X, AX. Il teorema lo scrivo qua, fatemi cancellare questa parte qua, no? Teorema: esiste un'unica matrice A. Dove deve stare questa matrice? Vediamo se avete capito. Allora, queste sono, questo sta in K alla N, non in V. Attenzione, questo sta in V, che è uno spazio di dimensione N, ma le coordinate stanno in K alla N. E la sua immagine deve stare in K alla N. Quindi, cioè, come voglio ottenere le coordinate Y? Moltiplicando le coordinate X per la matrice A. Allora, se voglio da un vettore che sta in K alla N, voglio ottenere un vettore di K alla N, la matrice dove deve stare? K alla M per N. K alla M per N, che rende commutativo il diagramma a destra. Il diagramma ok? Oh, questa matrice dipende da F BV e BW. Non dipende solo da F, perché cosa abbiamo detto? F sta là, però se cambio base qua, le coordinate qua cambiano, quindi A deve cambiare. Se cambio base qua, cambia le coordinate qua, deve cambiare A lo stesso. Oh, le colonne di A sono costituite dalle coordinate rispetto a B doppio di F di V1 F di Vn. Dove BV è uguale a 1Vn. Lo riscrivo perché l'avevo cancellato, non è cambiato. Cioè, chi sono le colonne di A? Questo ce lo andiamo a vedere qua. Ci andiamo a scrivere. Allora, se io prendo il vettore V, no, della base canonica, cioè della base B, scusate, non canonica, e le coordinate a chi corrispondono? Quali sono le coordinate di V rispetto alla base? 1
e poi tutti 0. Questo V1 ha coordinate 1, 0, 0, 0. Vi ricordate? L'ho dovuto cancellare, però stava scritto qua. V ha coordinate x1, xn quando è uguale a x1, v1 più x2, v2. Allora V1 chi è? 1 per V1 e poi basta. V2, V2, V3, Qn non serve, no? Perché ha già fatto V1. Quindi, ovviamente se ci metto V2, mettiamoci V2 invece di V1, le coordinate chi saranno? 0, 1. Ah, saranno 0, 1. Se ci metto V3, 0, 0, 1, se saranno V4, 0, 0. Chiaro? Ok. Allora, andiamo a vedere che succede. Quando applico F, qua mi viene F di V2, e qua mi vengono le coordinate F di V2, saranno Y1, YM. Però, quando io moltiplico per A dove si moltiplica? Si moltiplica a sinistra. Chi è A? A11, A1N, AM1, AMN. La matrice A, vi ricordate, è M per N. Questa è A. Allora, che succede quando faccio questa moltiplicazione? Allora, A11 per 0, A12 per 1, quindi qua mi viene A12. Poi A21 per 0, poi A22. A32. A M2. E queste devono essere le coordinate di F di V2. E chi è questa? Non è la seconda colonna della matrice A. Quando io moltiplico la matrice A a destra per 0, 1, 0, 0, 0, mi viene la seconda colonna di A. Se qua invece di starci 0, 1, 0, 0, 0, ci stava 1, 0, 0, 0, chi mi veniva la prima colonna di A? Se ci metto 0, 0, 1, mi viene la terza colonna di A. Se ci metto 0, 0, 0, 1 al posto iesimo, mi viene la iesima colonna di A. Quindi, chi sono le colonne di A? Sono esattamente le coordinate rispetto a BV2 di F1, F di V2, F di V1. Ora, questo teorema vi risparmia la dimostrazione. La dimostrazione è banale in realtà, perché una volta che funziona per i vettori della base, cioè noi scegliendo la matrice A in questo modo, abbiamo visto che questo diagramma funziona e commutativo quando ci metto i vettori della base. Perché funziona per gli altri vettori? Perché moltiplicare le coordinate per una matrice A è un'applicazione linee. Applicare F è un'applicazione linee. Allora, se le due applicazioni sono, diciamo, danno luogo a un diagramma commutativo che funziona sui vettori della base, funzionerà anche quando di questi vettori fate tutte le combinazioni linee. Ma chi sono le combinazioni lineari dei vettori della base di V? Tutti i vettori di V. E quindi funziona sempre. Questa è la dimostrazione. Poi si scrive, ma questa è la dimostrazione. Chiaro? Io comunque la dimostrazione qua non me la chiedo. L'importante è che sappiate che mi sappiate scrivere questo diagramma, mi sappiate che... Capito? Poi c'avete l'applicazione lineare. Per poterla scrivere come... è l'applicazione lineare, una moltiplicazione è una matrice. Però per poterla riguardare come l'applicazione lineare tra due spazi vettoriali di dimensione finita è sempre una moltiplicazione per una matrice. Ma per poterla vedere in questo modo devi fissare una base qua e una base là, perché se no, cioè, le coordinate non sono il vettore, per esempio, geometrico che sta nello spazio geometrico, che è quell'iperpiano, quello che volete voi, chiaro? Però una volta che l'ho scritto come coordinate di qua e come coordinate di là, per ottenere queste coordinate qua da queste coordinate qua, che devo fare? Devo moltiplicare una matrice. Quella è. È chiaro? Non c'è. Ovviamente, se io cambio base qua, cambiano le coordinate qua, cambia la matrice. Se io cambio base qua, cambio le coordinate qua, cambia la matrice. Adesso dobbiamo vedere come cambieranno queste matrici. Chiaro? Ok. Vediamo un po' se c'è
abbiamo ancora 2 minuti, giusto 2 minuti, ok? Allora, prima vi lascio solo con 2 definizioni. Allora, è, diciamo, V, V doppio, spazi vettoriali su K, F, omomorfismo F da V di V doppio. Si chiama ker di F uguale l'insieme di V appartenente a V tali che F di V è uguale al vettore nullo di V, cioè sarebbe F a meno 1 del vettore nullo, la controimmagine del vettore nullo, cioè tutti i vettori che vanno a finire sul vettore nullo. Si può facilmente dimostrare l'esercizio che di F è un sottospazio di chi? Di V o di V doppio? Dove sta che di F? In V, quindi è un sottospazio di V, è un sottospazio vettoriale. Perché? Perché siccome l'applicazione rispetta alle combinazioni lineari, se io faccio una combinazione lineare dei vettori che stanno in Kerr, nel Kerr, l'immagine è una combinazione lineare di vettori nulli e quindi viene. Chiaro? Ok, questa è la definizione, poi osservazione, proposizione, esercizio, teorema, chiamato come pare, che è di F un sottospazio vettoriale di V. Ok, è sottospazio vettoriale di V. Va bene, fino a qui? Ok, si chiama invece rango di F uguale F di V uguale l'immagine che è F di V grande, è l'immagine attraverso F di tutto lo spazio vettoriale. Invece di chiamarsi immagine, come normalmente si chiama per le applicazioni in generale, si chiama rango RG. Fate attenzione che io userò, questa è la mia scelta personale, RG quando si parla di applicazioni lineari ed RK per indicare il rango di una matrice, così non c'è confusione. Perché si chiamano rango tutte e due? Perché la dimensione di questo sarà proprio il rango di A, perciò si chiama rango, per ricordarsi di questa cosa. La dimensione di questo sarà proprio il rango di A, quindi vedete che vedremo che quando cambia, cambia sì, ma con giudizio, cioè nel senso non è che cambia tutto. Per esempio la matrice A cambia, ma se l'applicazione lineare è la stessa, il rango della matrice sottostante non cambia. Perché quello è dato dall'immagine di F, l'immagine di F non cambia, come fa a cambiare la dimensione dell'immagine di F? Quindi la dimensione di questo spazio è proprio il rango di A. Vedremo. Allora, questo qua è contenuto in V doppio ed è un sottospazio vettoriale di questo. Però sta in V doppio questo qua. Vedremo che la dimensione del rango di F è uguale al rango. Ok, va bene. Oh, poi vedremo anche chi la lo scrivo qua, l'ultima cosa e poi facciamo 5 minuti di pausa.
la dimensione, questo non lo so se lo dimostriamo, non ci abbiamo tanto tempo, del kernel di F più chiamiamo rango di F direttamente rango di F la dimensione così proprio un numero qua ci posso togliere dimensione e qua ci scrivo rango di F che è uguale a rango di A la somma di queste due dimensioni fa n cioè la dimensione dello spazio di par questo se volete riuscire a capire e qua mo dico quando l'avete trasformata in matrice la dimensione dell'immagine è k e la dimensione del kernel è il rango della matrice quello lo vedete qual è la dimensione del kernel? La dimensione del kernel è lo spazio che viene mandato a zero ma lo spazio che viene mandato a zero è lo spazio di risoluzione dell'equazione omogenea. L'equazione omogenea è sempre compatibile, la matrice A è uguale alla matrice, diciamo il rango della matrice A è uguale al rango della matrice completa, e quant'è la dimensione dello spazio delle soluzioni? N meno il rango della matrice. N meno il rango della matrice, più il rango della matrice quanto fa? Quindi la dimensione dell'immagine è il rango di K. La dimensione del kernel è N meno il rango di K. Perché? Per riuscire a capire. Ok? Vabbè, questo lo ripetiamo dopo. Adesso ci possiamo fermarci per un minuto.